Sono Simona Taddini, private banker di Banca Generali, e qui con me c'è il collega Giorgio Fegino. Siccome il nostro ruolo è comunque un ruolo importante nelle famiglie, un ruolo di fiducia, questo poi ci porta, diciamo, a cercare di affiancare anche delle opere degli artisti di Genova e delle belle iniziative come quella di oggi. Sì, proprio questa è una delle iniziative più recenti da quando siamo in questa bella sede che abbiamo inaugurato a ottobre, perché ci fa piacere proprio sostenere anche proprio gli artisti liguri e quindi dare uno spazio comunque anche a, diciamo, alle eccellenze della nostra regione, come nel nostro lavoro cerchiamo noi di essere delle eccellenze per i nostri clienti. Allora, buonasera a tutti, sono Adelina Vassallo, sono la presidente della sezione di Genova della FIDAPA, Federazione Italiana Donne, Arti, Professioni e Affari. La mission di questa associazione è quella di fare cose per le donne. Siamo donne che facciamo cose per le donne, e tra tutti questi argomenti due in particolare sono in questo anno, e uno è la Carta dei diritti della bambina, perché noi teniamo da madri, da donne e da madri, quindi siamo molto vicine e attente a quelle che sono le problematiche dell'infanzia. Quindi da una parte la Carta dei diritti della bambina, e presentiamo un libro che tratta un argomento appunto molto molto delicato, che è quello dell'accompagnamento dei bambini, dei neonati alla morte. Quindi penso che sia la cosa peggiore che una madre, una donna e comunque una famiglia possa dover fare, cioè tra scegliere se tenere in vita un bambino oppure doverlo accompagnare piano piano a un'altra vita, ecco. Quindi questo è l'argomento di questo convegno, che come potete immaginare è veramente molto 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 complesso e delicato. Allora, l'obiettivo per questo biennio è quello di far diventare Genova la città delle donne. Infatti stiamo proprio in questi giorni parlando con l'università, con la facoltà di architettura, che provvederà a disegnare per noi un logo, in modo da poter coinvolgere poi le istituzioni pubbliche locali, affinché le donne a Genova possano avere delle agevolazioni, delle piccole agevolazioni magari però importanti, come avere l'ingresso gratuito una o due volte all'anno nei musei, nei palazzi storici. Cerchiamo di fare i parcheggi rosa, cioè quindi dei parcheggi soprattutto in zone dove le mamme possono doversi fermare giusto per allattare, perché hanno problemi con i bambini, quindi fare il parcheggio rosa in modo da poter coinvolgere anche la cittadinanza della nostra amata Genova. Allora, per poter entrare in FIDAPA bisogna fare prima un periodo di avvicinamento, di frequentazione, di prevedere che cosa veramente noi siamo. Noi siamo un movimento di opinione, non facciamo service, quindi per noi l'importante è portare agli occhi di tutti quelle che sono le problematiche delle condizioni delle donne, e cercare in tutti i modi, attraverso le istituzioni accentrate o piuttosto che locali, vedere appunto quali sono le condizioni della donna. Allora, è una tematica molto molto importante, perché si parla in maniera particolare in questo libro proprio del feto terminale, cioè quel bambino in utero al quale viene fatta una diagnosi di malformazione talmente grave da renderlo incompatibile con la vita. Chiaramente è una tematica molto delicata al giorno d'oggi, perché progressivamente la scienza sta facendo passi da gigante per intercettare, per captare in maniera più precoce possibile le eventuali patologie del nascituro, però parallelamente c'è una mentalità di tipo selettivo, di tipo eugenetico, che tende a cercare di eliminare quel bambino, quel feto che presenta patologie, sia che sia terminale, sia che possano renderlo un bambino con un handicap. Quindi è una tematica veramente delicata, e saper riconoscere in quel bambino un figlio, prima ancora che un soggetto malato, è il cuore di tutto quanto, perché ai genitori, quando viene data una diagnosi di malformazione, spesse volte viene consegnata con un fare distruttivo, no? Molto più di quello che è poi la problematica reale.
mi vorrebbe da raccontare la mia storia, ma diventa lunga, però tutto nasce proprio dal mio terzo figlio, perché anche noi abbiamo avuto questa esperienza e da lì è nata poi l'associazione alla quale la dottoressa Velázquez si è ispirata per questo libro. E sono momenti drammatici in cui i genitori veramente devono fare un grande sforzo per riconoscere in quel bambino malato una persona e soprattutto il loro figlio, perché nel momento in cui viene consegnata quella diagnosi si passa direttamente dal bambino sognato al mostro, quindi è molto molto difficile riuscire ad andare avanti e a non cedere alla tentazione di chiuderla lì con una interruzione. Certo, si chiama La Quercia Millenaria ed è un'associazione senza scopo di lucro, quindi una onlus. È nata nel 2005 proprio dalla storia del nostro terzo bambino, Giona, e per volontà mia e di mio marito. E inizialmente abbiamo coinvolto anche un medico che faceva con noi gruppo e poi nel tempo si sono aggiunti altre figure professionali e molte molte famiglie, molte delle quali hanno perso i loro bambini dopo la diagnosi e dopo la nascita di questi piccoli, però oggi sono famiglie in rete che sostengono le coppie e diventano famiglie testimoni che mostrano loro che è un percorso che si può tranquillamente fare. Allora, questo libro è nato come una tesis di dottorato di ricerca in bioetica. Ho sentito parecchie lezioni, ma in particolare mi ha colpito una del professore Giuseppe Noia e un'altra del professor Carlo Velieni, che si occupavano di questo argomento dei feti terminali. Uno di loro addirittura fa già la chirurgia perinatale qua in Italia, che sono pionieri, non in tutte le parti del mondo si sta facendo questo. E allora io ho detto, voglio lavorare più su questo argomento. Ci troviamo in una società in cui l'individuo viene preso più per quello che fa che per quello che è. E io ho detto, questi piccoli esseri sono persone. La dignità di persona l'abbiamo dal momento della nascita e non finisce sino con la morte. Allo stesso tempo, essendo io una donna, ho pensato, questo è un tipo di violenza sulle donne e anche non dà le pari opportunità. Perché? Perché quando una donna si trova in questa situazione così difficile, anche suo marito perché è un problema di coppia, l'opzione che le viene data è l'interruzione della gravidanza. Se tanto questo bambino al momento della nascita muore o magari ancora prima, allora tanto vale abortirlo. Ma ci sono certe donne cui dicono, ma il mio figlio non è un parassita, cioè mio figlio è un frutto dell'amore, io lo voglio accompagnare, al di là di qualunque religione, di qualunque credo, per loro ontologicamente è un essere. Questi professori davano l'opportunità di accompagnare al bambino fino alla morte naturale. Da lì poi viene la Quercia Millenaria in cui Sabrina ha detto, guardate, prima pensava io era la unica coppia al mondo a cui aveva capitato questo problema, poi mi trovo che ci sono tante altre coppie e che il sostegno maggiore viene dalle coppie, non dai medici che tante volte non possono fare niente per questi piccoli. E allora ho entrato in contatto con la Quercia Millenaria, si è sviluppato questa ricerca che dopo ha avuto la forma del libro. È stato già pubblicato in spagnolo per la Università di Navarra in Spagna, adesso presentiamo l'edizione in italiano con un'introduzione di Elios Grecia e si sta già facendo la traduzione anche all'inglese. Allora, io prima di tutto ho pensato, la bioetica non deve restare solo nei libri, se la bioetica non scende al campo pratico non è bioetica. Ho visto che negli Stati Uniti ci sono più di 200 hospice perinatali, che qua in Italia prima non c'era nessuno, dopo la Quercia Millenaria ci sono aperti 4, mi sa che adesso ci sono già 6 e nel mio paese non c'era neanche uno. Allora anche una proposta pratica della mia ricerca scientifica era proprio quello di aprire un hospice perinatale, che magari da lì venissero altri. Ci sono professori che stanno già facendo in Messico, concretamente in Querétaro, queste chirurgie intrauterine, ma gli ospiti perinatali cosa? Non ci sono? Però poi perché dobbiamo aspettare che sia il governo a aprirle? Perché non prendere l'esempio dell'Italia in cui sono genitori solidari che hanno cominciato con questa idea e così l'ho portato al mio paese e con grande soddisfazione vedo che è stata accolta con molto interesse. Anche l'idea di che in Spagna
volessero pubblicare un libro, poi una editrice così importante come è UNSA dell'Università di Navarra, che hanno anche una clinica, per me è molto importante, perché vuol dire che questa idea della solidarietà cresce e possiamo portarla anche al campo pratico. Io questa volta sono ospite e anche sono molto contenta di essere stata invitata a questa presentazione di questo libro. L'argomento è un argomento sicuramente molto toccante, ma è un argomento, è un tema che esiste, è una problematica di cui ci dobbiamo fare una ragione, e comunque credo che essere informati sia sicuramente la cosa migliore. Il tema è un tema che investe molti aspetti, aspetti filosofici, aspetti etici e non ultimo anche aspetti legali, perché comunque intervenire su un feto che ha queste problematiche è comunque un problema di cui deve, anche il diritto deve tenere conto, perché bisogna affrontare diversi, visto anche da diversi punti di vista, e quindi ce ne dobbiamo occupare anche noi come avvocati, ovviamente, sia come avvocati civilisti che come avvocati penalisti, quale sono io. Jazz.